Social Reporter. Oggi parliamo di fotografia, in modo particolare di fotografia e architettura. Ma come sempre, prima di presentarvi gli ospiti studio, vi ricordo che potete seguirci attraverso la pagina Facebook ufficiale di Teletruria e commentare, insomma, farci domande sull'argomento di cui tratteremo oggi. Allora, oggi in studio con me c'è Luca Casoli, fotografo, poi ci racconterà per bene le sue specializzazioni e il suo lavoro, e come social reporter Carlo Tommaso Bisaccioni. Allora ragazzi, prima di iniziare l'intervista, insomma la nostra conversazione, vi faccio vedere il video che ha fatto il nostro Federico Bruni. Allora Luca, tu sei un fotografo a 360 gradi, no? Perché poi comunque per il tuo lavoro credo che uno debba essere veramente molto di mente aperta. Certo, no? Ad ampio raggio. Poi abbiamo deciso insieme di parlare di fotografia e architettura, però prima di entrare nel vivo del tema io ti chiedo, oggi che ruolo ha, chi è che fa il fotografo? Ma innanzitutto oggi è molto più semplice la fotografia, essere fotografi con gli oggetti che abbiamo, smartphone eccetera, anche per un discorso di costo molto più basso rispetto ad anni fa. E poi ci vuole tantissima passione, perché non penso che sia un lavoro che si possa decidere dalla sera alla mattina, certo. Ma ci vuole appunto una passione che ti nasce dentro e ad un certo punto viene fuori. Passione e comunque anche studio, pratica. Sì, molto studio e naturalmente la pratica poi fa tutto il resto. E senti, il tuo percorso qual è stato? Allora, il mio percorso, diciamo, in casa fin da piccolo vedevo mio padre che aveva una macchina fotografica, una reflex, all'epoca pellicola, e lo vedevo durante le feste, insomma, che la utilizzava, sicché questa cosa mi incuriosiva. Però per anni non è che io abbia scattato fin da piccolo. Dopo, accompagnando la mia ragazza nelle varie sfilate, eccetera, vedevo i fotografi con queste macchine fotografiche enormi, e la cosa anche dal punto di vista della tecnologia mi incuriosiva. Certo. Poi io ho fatto i miei studi tecnici perché sono diplomato geometra e poi ho fatto 2 anni di architettura. Dopodiché ho sentito per l'appunto. E dopodiché ho sentito appunto questo bisogno di iniziare un percorso di studi rivolto alla fotografia e mi sono iscritto alla Libera Accademia di Belle Arti a Firenze. Quindi comunque oggigiorno, come dici te, è facile, no? Un po' tutti si spacciano per fotografi, però in realtà è molto più difficile, soprattutto per i ragazzi che magari ci seguono da casa, sì, no? Perché la concorrenza appunto dal punto di vista professionale è altissima. Perché appunto abbiamo oggi con lo smartphone si può fotografare qualsiasi cosa, però è anche vero che facendolo in maniera professionale ci vuole uno studio costante e non si finisce mai di imparare. E senti, ti faccio l'ultimissima domanda prima di passare poi la parola a Tommaso. Come la definiresti brevemente la fotografia d'architettura? La fotografia di architettura, io innanzitutto ho preso questo ramo forse dovuto dai studi precedenti, che certo. Ho sempre coltivato la passione per il design e per l'architettura. E bisogna trovare innanzitutto una sintonia molto affina con l'architetto che abbiamo davanti, o comunque sia con il design che abbiamo davanti, che bisogna interpretare il punto di vista suo per rendere il suo progetto in fotografia che renda certo. Il meglio possibile, insomma. E questa forse è la cosa difficile che dobbiamo fare. Sfogliando il tuo portfolio, è chiaro che tu comunque sia un fotografo eclettico, perché appunto sei portato a interagire con diversi generi di fotografia. Però ecco, la domanda è questa, cioè, qual è il genere che più ti appassiona? Allora, che mi appassiona sicuramente appunto l'architettura e le forme astratte, tant'è vero che oltre alla fotografia professionale che insomma porto avanti quotidianamente, cerco di indirizzare sempre di più l'indirizzo nell'architettura, negli interni, nel design, ma porto avanti anche un percorso personale, diciamo, lì appunto, non essendoci una committenza vera e propria che devo soddisfare solamente me stesso, e cerco di indirizzare più sul dettaglio, sul particolare.
focolare su delle cose appunto astratte che semmai molti non ci vedono insomma niente, oppure non ce ne accorgiamo, ma io ci vedo delle linee, delle forme che mi rendono insomma la fotografia piacevole. È chiaro che poi dalle tue parole, dal tuo racconto e la nascita della tua passione per la fotografia appunto emerga una sorta di passione, comunque sia delle parole emozionali. E mi viene appunto in mente una celebre affermazione di Robert Doisneau, che citandolo dice: non mi sono mai chiesto perché scattassi delle foto. In realtà la mia è una battaglia disperata contro l'idea che siamo tutti destinati a scomparire. Sono deciso di impedire al tempo di scorrere. È pura follia. Cioè, è un'affermazione che poi riporta, esatto, nell'ambito proprio emozionale, quella che poi viene anche definita più generalmente la filosofia della fotografia. E la mia domanda è proprio questa, cioè perché fotografare? Cioè, qual è il senso per cui fare fotografia? Innanzitutto fotografia per documentare, che penso all'epoca era la cosa principale per attestare insomma quell'istante in un pezzo di carta, che oggi appunto abbiamo un po' perso l'abitudine di stampare. Secondo me è una cosa molto grave, perché siamo sempre bersagliati da miliardi di fotografie giornalmente, però quelle miliardi di fotografie molto spesso ce le dimentichiamo e vanno chissà dove, in quale buco nero poi vanno a finire. E bisognerebbe ritornare appunto alla stampa per documentare qualsiasi cosa. Quindi mi facciamo. Viene da dire che da quello che stai dicendo te, sicuramente comunque tu non hai iniziato con il digitale. No, io ho iniziato appunto in accademia dall'analogico. Ci hanno fatto insomma imparare dalla camera oscura, insomma il vecchio procedimento, per poi passare al digitale. Anche perché comunque sicuramente da una parte, per esempio, mi viene a pensare il sito piuttosto che i social network, sicuramente anche per chi fa il tuo lavoro sono un grandissimo aiuto da un certo punto di vista, forse dall'altro però in qualche modo un po' svalutano, no? Il materiale fotografico in sé per sé. Sì, perché andrebbe secondo me sempre visto, diciamo, toccato, sentito nella stampa, e sì, nel sito va bene, nei social è importantissimo al giorno d'oggi comunque sia tenerli aggiornati con il proprio lavoro, tutto quanto, però stampare, infatti sono molto, diciamo, propenso alla stampa piuttosto che alle mostre, per far vedere alla gente. Hai riscontrato dei problemi anche legati magari al diritto d'autore? Te personalmente, ti è mai capitato? Ma personalmente no, però è una pratica molto, diciamo, che se ne parla molto nei giorni d'oggi, appunto. Il diritto d'immagine. Poi ti ho conosciuto in realtà qualche anno fa che non ti occupavi proprio di fotografia ed architettura, no? Invece adesso recentemente, anche legata alla tua tesi, se non ho capito male, cioè, hai fatto un nuovo progetto. Se lo vuoi brevemente presentare. Sì, appunto è nata sempre di più questo amore per l'architettura, e ho avuto l'occasione che ho contattato lo studio Fuxas, dell'architetto Fuxas, e mi ha dato l'opportunità appunto di fotografare la Nuvola, che è il nuovo centro congressi all'EUR a Roma, prima che venisse inaugurato, sicché non c'era nessuno. Sono stato uno tra i pochi fortunati a fotografare prima dell'apertura lo spazio. E la più grande soddisfazione è poi di andare a consegnare il elaborato grafico, che è appunto una sorta di rivista, che di portarla a lui direttamente nello studio e facendola sfogliare insomma insieme. Ah vabbè, credo sia stata un'emozione notevole. Sì, e per quanto riguarda il futuro invece, che progetti hai? Qualcosa sul territorio aretino, per esempio? Sì, ho fatto anche dei progetti sul territorio aretino di architettura, piuttosto fotografando dei parcheggi notturna, delle cose un pochino più astratte, così. Poi dei progetti futuri, di collaborare sempre più con architetti, diciamo, famosi, che mi diano più visibilità, e poi di portare sempre avanti il percorso anche creativo personale nelle varie mostre, insomma farsi conoscere alle nuove gallerie, eccetera. Se riusciamo, vorrei farti un'ultima domanda, perché si capisce dalle tue parole che nasce come passione, però il tuo background è anche un background tecnico, accademico. Quindi, visto che le scuole di pensiero poi sono numerose anche in questo senso, entrando nel merito appunto fotografico, la domanda è questa: cioè, quanto è importante la tecnica nella fotografia, o se per te ha più valore appunto l'ambito, quindi l'emozione, la soggettività dello scatto? Ma sicuramente la tecnica, una base tecnica ci vuole sicuramente, e questo è grazie dovuto insomma all'Accademia, e poi devo ringraziare in primis lo studio fotografico che mi ha dato l'opportunità di farmi insomma mettere in pratica la teoria che imparavo all'Accademia, che è lo studio fotografico Ricci di Arezzo.
E sicuramente ci vogliono ambedue le cose per mettere, per fare una certa simbiosi fra la tecnica e la teoria. Prima aggancia questo per fare poi a tutte e due la domanda conclusiva, no? Soprattutto forse nella fotografia di architettura ci vuole molta tecnica, perché comunque ci vuole anche un occhio clinico, sì, no? Certo. Diciamo, insomma, preciso. Ecco, allora io ti chiedo brevemente, dal tuo punto di vista, come architettura e fotografia oggi possono convivere? Ma possono convivere sempre di più, secondo me, in simbiosi insieme, perché appunto anche l'architetto ha sempre bisogno di far vedere i propri progetti e dalla parte del fotografo bisogna essere bravi a capire il punto di vista dell'architetto e di mettere in risalto la propria opera, la propria struttura, nel modo in cui lui l'aveva pensata. Certo. E è questo lo scalino più importante. E secondo te, Tommaso, come possono convivere? Ma io credo che più che convivere, penso che si assomiglino molto, perché come in un progetto architettonico tanti piccoli pezzi devono comporre l'opera, così gli stessi fotogrammi in un progetto fotografico vanno a comporre le fondamenta di quello che poi è lo stesso progetto. Va bene. Ragazzi, io ringrazio tutti e due per essere stati qui a Social Reporter e do l'appuntamento alla prossima settimana.